La forma fisica è il primo requisito per la felicità. Così affermò negli anni 20 l'inventore del metodo Pilates, Joseph Pilates. Un libro rivolto alle donne, ma anche agli uomini, è Pilates tre volte al di prima dei pasti. A presentarcelo uno degli autori, Cesare Mucciaccia, benvenuto. Benvenuto a voi. Un libro per mantenere la forma e vivere in salute. Qual è innanzitutto il significato del titolo del libro, cioè perché fare Pilates tre volte al di prima dei pasti? Farlo tre volte al di prima dei pasti è soltanto il titolo, ma comunque vuole essere soltanto un richiamo al fatto che tutto sommato il movimento può essere interpretato come il più invasivo dei farmaci in assoluto. Molto spesso noi prendiamo medicine tre volte al di prima dei pasti e non dico che dovremmo fare Pilates altrettante volte prima dei pasti, però perlomeno una volta al giorno per 10 minuti sarebbe opportuno. Nel libro viene narrata la storia di Matilde, trentenne con una vita sregolata. Una breve anticipazione su chi l'aiuterà a risolvere i suoi problemi? No, anticipazioni no, assolutamente. Se li risolva da soli i problemi. No, quello che voglio dire è che è stata simpatica l'idea di non realizzare un libro assolutamente tecnico, perché non è quello che volevo fare, ma un libro che spingesse la gente a provare questa tecnica, perché i benefici che se ne possono trarre sono enormi. E allora abbiamo pensato di creare così questa piccola storiella, quasi una storia americana, perché tutto sommato ha un lieto fine, ha una piccola sorpresa e quindi è giusto che se la godano i lettori, ma comunque la storia è imperniata effettivamente attorno a questa figura un po' particolare di donna che attraverso il metodo Pilates riesce a trovare tante soluzioni nella vita. Allora Cesare, vogliamo dire qualcosa proprio sul Pilates? Chi può svolgere questi esercizi, con quale frequenza? Del Pilates possiamo parlarne molto, perché sono oltre 10 anni che lo pratico, adesso sta passando anche un mio allievo per cui mi sto un attimo distraendo, ma vada, buongiorno. Un allievo di 80 anni, scusi. Un ottimo allievo. Non si vede. Allora, Pilates va bene per tutte le età, non ci sono limiti di alcun genere, anche perché è una disciplina che permette di creare all'interno del corpo un equilibrio lì dove purtroppo tutte le cattive abitudini quotidiane ci limitano e ci condizionano, per cui il modo di star seduti, il modo di camminare, il modo di mangiare anche a volte ci crea dei problemi e degli squilibri. Adesso in che modo è seduto? In un modo, cioè ha assunto nella seduta un atteggiamento da Pilates? Sì, sto cercando di mantenere i muscoli posteriori della colonna vertebrale in allungamento e questo naturalmente è un allenamento. E ci fa capire come Pilates è applicabile in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi attività stiamo svolgendo, anche dormendo. Allora, facciamo finta che adesso alcuni dei nostri telespettatori siano completamente a digiuno, sì, del significato di questa disciplina. Ora, io penso che il Pilates, per quelle che sono le poche nozioni che sono riuscita a recuperare, sia sostanzialmente un mantenimento di un allungamento muscolare e quindi di una tensione per più secondi rispetto, insomma, allo stretching normale. Yes. Ho indovinato? No. È esattamente il contrario. Wow. Il concetto base del Pilates è che, siccome è una disciplina che deriva dalla fusione di una tecnica occidentale e di una tecnica orientale, si basa soprattutto sul concetto di risvegliare tutta la muscolatura profonda, che sono i muscoli più connessi con le articolazioni, quella muscolatura che non lavora. Che noi non percepiamo, quindi? Oltre che non percepire, non facciamo lavorare. Quindi facciamo un esempio sul proprio specifico, quali sono questi muscoli? No, allora l'esempio è facilissimo. Nel nostro corpo abbiamo circa 500 muscoli complessivi. Okay. E di questi 500 muscoli generalmente ne lavorano forse la metà. Okay. L'altra metà dorme. E quindi è facile che questi muscoli che lavorano si carichino di affaticamento, di stress, si accorcino e quindi ci creino tutte quelle retrazioni che poi sono causa di squilibri a livello di spalle, di bacino, di gambe. L'iniziare a percepire e a utilizzare i muscoli profondi permette al corpo di cominciare a distribuire dei carichi di lavoro
attraverso l'uso di questi muscoli, quindi alleggerendo il carico di lavoro dai muscoli affaticati e utilizzandone altri. Lei per esempio, che sono tantissimi anni che pratica questa attività, qual è il muscolo che non conosceva, che più l'ha in qualche modo stupita? Il trasverso dell'addome, che è un muscolo addominale a forma di fascia ed è un muscolo profondo. Noi abbiamo una muscolatura che è fatta a sfoglia di cipolla, no? E solitamente in palestra lavoriamo sulla muscolatura esterna, per cui più superficiale, tutti, esatto, che è quella diciamo più estetica. Quando vediamo un bel addome scolpito, è tutta muscolatura esterna. E naturalmente, se contemporaneamente non lavora anche quella profonda, si crea uno squilibrio enorme, per cui questi muscoli esterni non vanno altro che a soffocare la muscolatura interna, quindi a tutto svantaggio delle articolazioni. Molto spesso una muscolatura esterna eccessivamente sviluppata, soprattutto a livello addominale, crea dei grossi problemi nella zona lombare e quindi può essere motivo di mal di schiena, nella parte bassa, e passando invece nella parte alta può essere problemi di cifosi, di dorsalgia, di cervicalgia e di quant'altro. Vede il nostro cameraman come muscoloso? Lui riesce addirittura a muovere le orecchie. C'entra nulla col Pilates? No, le orecchie no. Va bene. Allora, ci può mostrare una posizione utile per fare questo tipo di ginnastica? Una posizione... Anche senza alzarsi, perché magari il nostro cameraman ha difficoltà a seguire sul cavalletto, però qui così, da in piedi. Da seduti. Allora, da seduti noi possiamo utilizzare quello che è forse l'attrezzo principale che viene utilizzato nel Pilates. Ce l'abbiamo qui a disposizione, usiamolo. Lo usiamo? Che cosa? L'attrezzo. Quale? Dove? Del Pilates. E dov'è? Come dov'è? Qui. Qui dove? Su di noi. La forza di gravità. Wow! Semplice, no? Pensavo ce l'avessero nascosto. No. Okay. Per cui già nel momento in cui noi tendiamo a forzare la gravità e quindi andando contro gravità cerchiamo di salire con la colonna vertebrale verso l'alto, ecco, benissimo, stiamo cominciando a fare Pilates, perché stiamo contraendo gli addominali, stiamo cercando di stimolare tutta la muscolatura posteriore per raggiungere il cielo con la sommità della testa. E questo naturalmente... Smette di salutare tutte le persone che passano. Sono loro che mi salutano. Tutti i miei allievi. E niente. Tutti allievi di Pilates stanno passando casualmente da Piazza del Ferrarese. Ma non li avevo avvisati io, giuro. È che per fortuna è una disciplina che si è diffusa abbastanza. E quindi il contrasto con la gravità è uno dei primi elementi caratteristici. Difatti sul libro viene anche riportato tutta una serie di piccole applicazioni quotidiane che si possono fare proprio giocando su questo contrasto con la gravità. Allora, ricordiamo il titolo del libro, eh? Pilates, 3 volte al dì, prima dei passi. Gli autori: Cesare Mucciaccia, Patrizia Pascazio e Giovanna Quaranta. Perché? Casa editrice? Perché nel libro ci sono anche dei suggerimenti alimentari. Buono. Casa editrice Fasi di Luna. Si può trovare naturalmente nelle migliori librerie. Un consiglio, fatelo soprattutto in questo periodo estivo. Grazie. Grazie a lei. I am a passer.